L'autopsia ha confermato l'investimento. Giuseppe Palumbo è morto per le ferite riportate in un incidente stradale, colpito presumibilmente da un'auto e quindi finito in un fosso lungo la provinciale pratese. L'esame condotto dai medici ha riscontrato un trauma alla testa e numerose fratture e lesioni in varie parti del corpo. Le indagini dei carabinieri, che sin dalla mattina di lunedì si erano indirizzate verso la pista dell'incidente, sul guardrail sono state riscontrate tracce di sangue, stanno proseguendo in tutte le direzioni per identificare il mezzo ed il pirata della strada che, dopo le 6 di domenica pomeriggio, ha colpito il 57enne mentre stava percorrendo la strada a piedi, diretto verso il tennis club di Agliana, per dare una mano alla moglie e alla figlia alla pizzeria che da poche settimane la prima aveva preso in gestione. L'attenzione è stata rivolta anche alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, mentre sono stati analizzati i frammenti di auto presenti sull'asfalto in prossimità del luogo dell'incidente. Le ricerche erano partite dalla serata di domenica, dopo che i familiari, preoccupati nel non avere notizie dell'uomo, hanno dato l'allarme. La mattina di lunedì, il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche insieme a carabinieri, polizia municipale e personale della protezione civile.